sapete, la Saremese è rinata nel 2012, è ripartita dalla terza categoria e in questi 2 anni abbiamo scalato le categorie fino ad arrivare fortunatamente alla prima categoria, che capisco che non è una categoria ancora adatta alla nostra Saremese. Questo progetto che vogliamo portare avanti noi è un progetto molto ambizioso e per questo, per noi questo è l'anno zero, è l'anno dal quale la Saremese ricomincerà a essere una vera società. Il progetto si dividerà in tre parti, un progetto sportivo, un progetto economico e un progetto organizzativo. La cosa più importante, che sicuramente interessa più a voi, è il progetto sportivo, in quanto è quello che porterà, speriamo, i risultati sportivi. Progetto sportivo vuol dire che la nostra società, nell'arco dei prossimi 3 anni, deve ritornare in eccellenza. Questo è il nostro obiettivo. E è un obiettivo che non è facile, perché vincere i campionati è sempre difficile, però proprio per questo motivo e per l'ambizione che mettiamo in questo progetto ci darà la forza di superare i 1.000 ostacoli che sicuramente da domani ci troveremo di fronte. Oltre a questo, la Saremese, come voi sapete, ha bisogno di ricostituirsi come una vera e propria società di calcio, quindi dal settore giovanile, che sarà anche questo è un punto fondamentale del nostro progetto, perché senza il settore giovanile una società non può avere vita se non per 1 o 2 anni. Noi vogliamo che la Saremese ritorni a essere grande e che ritorni a esserci, soprattutto per sempre, non che scompaia ogni tanto. Questa è una cosa fondamentale e per fare questo ci devono essere delle basi solide. Le basi solide non sono gli investitori sporadici, ma sono gli investimenti concreti sia di tempo che economici nella ricerca degli sponsor e in tutto quello che riguarda la parte prettamente sportiva che può dare una lunga vita a questa società. L'altro aspetto del nostro progetto è l'aspetto economico, come appunto ho detto prima, che è fondamentale per la vita di una società. Questo aspetto economico è dato dal fatto che ogni società sportiva ha bisogno di un sostentamento. Il nostro sostentamento è l'apporto dei nostri sponsor. Stiamo facendo una campagna di ricerca sponsor molto importante che ci può portare appunto a sopperire a quello che sono i costi di una gestione di una società così importante. E infine la parte organizzativa, che non ultima, perché anche questa è molto importante, è data dal fatto che la nostra società in questi ultimi 2 anni non aveva una vera e propria organizzazione sociale che gli permettesse di sopperire a certe difficoltà. Noi quest'anno vogliamo partire, come ho detto, da zero, mettendo delle basi solide anche a livello organizzativo. Abbiamo messo a disposizione già un numero di telefono di segreteria che poi Dennis comunicherà e comunque è scritto anche sui nostri Deplian, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, mattino e pomeriggio, per tutto quello che sono per dare una risposta a eventuali domande, sia per quanto riguarda l'aspetto della prima squadra che per il settore giovanile. È chiaro che, come voi ben sapete, il problema grosso della nostra società è che non abbiamo una casa. E la nostra casa, secondo noi, è il comunale e abbiamo già fatto l'anno scorso diverse richieste per ottenere la gestione del comunale, che sono andate, che sono passate nel dimenticatoio. Quest'anno con la nuova amministrazione abbiamo già in settimana presentato domanda dove
ci rendiamo disponibili a gestire a titolo gratuito, chiaramente, la struttura del comunale. E per quello che riguarda gestire, vuol dire rifacimento del manto erboso, imbiancatura delle tribune e delle gradinate, rifacimento dei bagni comuni, ripristino dei due barche che sapete che ormai sono all'abbandono. Questo sicuramente per noi è un investimento economico, però lo facciamo perché siamo convinti che la Saremese deve tornare a casa sua. Senza la sua casa la Saremese rimarrà sempre un po' una società handicappata. Spero che questa amministrazione colga il nostro nuovo invito, tenendo anche presente che questo porterà anche a un risparmio economico per l'amministrazione, minimo di 30.000 euro, che dovrebbe essere la cifra che viene devoluta alla cooperativa che gestisce attualmente. Ora ho sentito alcune polemiche in settimana da parte di alcuni gruppi di tifosi nei confronti di alcuni esponenti dell'amministrazione, della nuova amministrazione, per quello che riguarda queste amichevoli che saranno in programma con Livorno. Da un lato capisco il vostro sfogo, dall'altro devo prendere un pochettino le distanze da queste polemiche, perché io confido in questa nuova amministrazione, confido in queste persone che sono appena arrivate e si trovano un fardello che chiaramente devono incominciare a gestire. Quindi il mio augurio è quello che loro riescano a lavorare per la città e che ci diano la possibilità a noi di lavorare per la Saremese. Allora, l'organigramma della società, come voi sapete, è cambiato negli ultimi giorni. Sono stati alcune dimissioni, si è dimesso il presidente e altre persone dello staff. Quindi l'organigramma è cambiato completamente. Io sono il nuovo presidente, il vicepresidente è Marco Cagnacci, il direttore generale è Mauro Falcone, il direttore sportivo è Valentino Papa, il responsabile del settore giovanile è Pino Fichera, l'allenatore della prima squadra Andrea Caverza, e seguirà anche tutto quello che riguarda la coordinazione degli allenatori del settore giovanile, quindi avrà un ruolo a 360 gradi all'interno della società, e molto importante perché la sua esperienza, la sua capacità verrà utilizzata sia per la prima squadra che per il settore giovanile, per i ragazzi. Team manager della prima squadra Simone Teti, dirigente accompagnatore Lopo Gianfranco, osservatore e selezionatore Bruno Pistone, addetto stampa e responsabile area marketing Danny Settime. Sono felice, sono contento di essere venuto qua a Sanremo, di aver parlato parecchio con la dirigenza, col presidente, e mi hanno proposto un programma triennale, come si diceva prima, che potrebbe essere anche più lungo, in base soprattutto anche a quello che si riesce a fare. E mi ha preso molto, mi ha colpito molto e abbiamo lavorato in questo breve periodo, ma molto intenso, prettamente sul livello organizzativo, perché è la cosa che penso sia fondamentale per raggiungere poi dei risultati e ottenere un qualcosa di positivo. Penso sia la base di ogni cosa, di ogni azienda, di ogni cosa si voglia fare per fare in modo che le cose vadano bene. E quindi mi ha veramente anche colpito il fatto che comunque avevo la possibilità di esprimere anche quelle che sono le mie idee a livello giovanile. Si parla molto adesso in questo periodo qua, giornali, televisioni, tutto quanto, si parla sempre di rifare il calcio, di rifare i settori giovanili, di fare però concretamente, secondo me se ne parla da parecchio tempo, ma a livello pratico poi si fa poco o niente. E credo sia, per
per noi, assieme a Valentina, abbiamo parlato molto di questa cosa qua, motivo così di esporre con gli allenatori e come prima persona che abbiamo chiamato, mi ha dato subito la disponibilità da grande persona, da grande amico che è Pino Fichiera, che ha esperienza e si sposa molto su quelle che sono le nostre idee, sui ragazzi, sul settore giovanile, su come devono, secondo me, crescere, iniziare, perché la fortuna che abbiamo avuto io e Valentino è di aver allenato le prime squadre, quindi sappiamo benissimo come arrivano e come, dato che ci sono anche delle regole da rispettare, come arrivano questi ragazzi a giocare in prima squadra. Ne arrivano di bravi, ne arrivano meno bravi, però abbiamo notato che a tutti, dico a tutti, manca un qualcosa. E quel qualcosa, secondo me, va ricercato al di sotto, da come iniziano soprattutto, perché notiamo, perché noi siamo passati prima, siamo cresciuti nei settori giovani, se abbiamo giocato anche, abbiamo avuto la fortuna di giocare a un certo livello, perché avevamo un qualcosa di base. Qui mancano, soprattutto sui ragazzi più giovani, mancano un po' le basi, come stare nel gruppo, come vivere in un gruppo, come queste cose fondamentali, come accettare una sconfitta, come vivere una vittoria, come fare un sacrificio, qual è un obiettivo, sono tutte situazioni come lasciarsi le scarpe, perché io vedo tante volte, sono esempi stupidi, però ci si accorge che non basta anche sotto avere degli allenatori bravi, però mancano veramente quelle cose che da piccolo a noi magari ci hanno insegnato e che forse sono state perse nel tempo, pensando forse a schemi, a tattiche, a fuorigioco, e al di là del fatto tecnico, di palleggio, manca, secondo me, a livello giovanile, un po', soprattutto nei più piccoli, questo insegnamento che noi cercheremo magari di dare così agli allenatori che saranno tra l'altro scelti da noi tutti assieme, con queste qualità, e dare questo aiuto, ecco, per poi trovarci un domani, avere nei campionati che contano, che parto già da giovanissimi, allievi e poi su, fino ad arrivare alla prima squadra, avere già una base per poi dopo lavorare in una maniera diversa. Per quanto riguarda la prima squadra, logicamente non possiamo nasconderci, il Presidente ha già dato quelli che sono i nostri obiettivi, e quindi stiamo creando assieme a Valentino una squadra competitiva. Intanto faccio una parentesi, vorrei ringraziare quelli che comunque l'anno scorso erano qua, i ragazzi che hanno vinto il campionato, che non è mai facile vincere il campionato, quindi una parte di loro, come sempre accade, rimarrà in questa squadra, saranno rinforzati da altri ragazzi che abbiamo contattato, e comunque siamo alla ricerca e abbiamo avuto modo di constatare in questi giorni qua, siamo alla ricerca di ragazzi che hanno determinate qualità, sia a livello umano e soprattutto hanno degli obiettivi precisi, hanno umiltà, hanno queste componenti che servono per raggiungere degli obiettivi importanti. Chi ne ha fatto una questione di... cioè abbiamo notato soprattutto in questi giorni qua che c'è molto entusiasmo nei ragazzi che vengono chiamati, un po' perché magari io e Valentino qualcosa nel tempo abbiamo seminato, un po' perché comunque quello che conta di più è che il nome Sanremese comunque attira sempre molto, ed è giusto che ci ha fatto molto piacere questa cosa che i ragazzi hanno dimostrato come impatto. C'è stato magari qualcuno che ha pensato a livello economico qualcosa in più e sono già stati eliminati, quindi qui siamo tutti quanti noi per primi la responsabilità di creare un gruppo vincente, ma un gruppo che sappia anche dare esempio ai più giovani, che sappia sapersi comportare sempre con umiltà, perché se non c'è l'umiltà ma pensi di essere più forte degli altri, i campionati non ne vinci, quindi questo è il nostro obiettivo. Adesso ogni settimana poi chiuderemo con dei ragazzi, poi Valentino magari sarà molto più preciso, però comunque pensiamo di creare una squadra che ci possa far divertire, che al momento, cioè, al di là dei risultati, la cosa
molto importante, quindi niente, ci mettiamo al lavoro, siamo già da qualche giorno che stiamo lavorando per permettere a tutti quanti di arrivare ai risultati che vogliamo ottenere tutti, ecco. Il mister ha detto un po' tutta la situazione che si è venuta a creare. Il discorso è nato 10 giorni fa, no, mister? Dove siamo stati chiamati, ci siamo sentiti, ci siamo visti un sacco di volte e il richiamo della Sanremese è stato forte, diciamo questo. Sanremo ha bisogno di calcio fatto in maniera giusta. Viene da anni dove sono state tante vicissitudini, tante emozioni e tanti dolori che l'ho vissuto in prima persona. E qui c'è un progetto dove vogliamo mettere delle basi, e questa è la cosa principale che vogliamo fare. Delle basi dove i giovani crescono e la prima squadra deve salire per forza, se no non c'è la giusta distanza tra settore giovanile e prima squadra. Noi ci impegneremo a fare tutto questo in maniera più velocemente possibile e c'è da lavorare, c'è entusiasmo, c'è voglia di rivedere un po' il comunale un po' pieno di tifosi, sarà dura però è quello, il mio primo obiettivo è quello lì, riportare un po' di gente allo stadio, creare entusiasmo. Sto chiamando determinati giocatori dove qualcuno mi fa un po' storie sul fatto economico, lo scarto subito. Io in passato ho fatto scelte per tornare a Sanremo dettate dal cuore, che poi i risultati mi hanno dato ragione. Se uno pensa al guadagno che possono essere 100 e 200 euro in più, non fa parte di questo gruppo. E ho fatto questa scelta, potevo benissimo aspettare, allenare, perché sono innamorato di Sanremo. Tutto questo. I colori mi hanno richiamato. Secondo me abbiamo bisogno di voi, anche per fatto del comunale, dello stadio, che soprattutto da dargli una, da essere presentabile, diciamo così. Poi le cose arriveranno pian piano. La mia idea è quella di formare a Sanremo una squadra, che potrebbe essere una succursale di una squadra di Serie A, di Serie B, in modo tale che ci dia una mano, ma questa mano deve essere una mano presente. Ora siamo piccoli in questo momento, c'è solo da crescere, e quindi una mano di una squadra di alto livello ci potrebbe dare ancora più valore. E il nostro intento è un po' quello lì, di avere una società, di essere succursale di una società importante. Ci sono dei contatti aperti con diverse squadre professionistiche e vediamo cosa succederà. Siamo partiti un po' in ritardo, questo è una cosa a vista d'occhio, però stiamo lavorando sodo e ci metteremo tutta. La Mancherebbe nostra idea è altro, mettere secondo delle me. basi e lavorare in una certa maniera, capito? Perché Sanremo anche da questo punto di vista deve cambiare, capito? Io vengo qua, sono qua da quasi 15-16 anni, sono andato, sono tornato, però mi sembra che l'andazzo sia sempre lo stesso. C'è un po' da puntare, l'ha detto anche il mister, un po' sul settore giovanile, capito? Qui abbiamo ultimamente due giocatori che sono sturare il ventre, che stanno spiccando il volo. E Sanremo è ancora primitiva da questo punto di vista. Basta andare a Savona e dall'altra parte della Liguria e si vede un altro tipo di mondo. Perché no a Sanremo? Sanremo Impero sta vivendo due realtà dove uno non si sarebbe mai immaginato. Eppure una città come Sanremo non si merita di essere in queste condizioni. Io non dico che Sanremo deve fare la Serie A, però ha tutte le potenzialità per arrivare a una società, a fare un campionato a livello professionistico. Il comune deve darci una mano non tanto a livello economico, ma tanto a livello di strutture, capito? Poi il comune deve essere bravo
trovare gente che possa investire nel calcio. Non ci sono più i tempi di prima, di quando sono arrivato, che il comune poteva dare tot soldi alla Sanremese, dove su altri tempi. Poi il comune, basta vedere l'esempio di Savona. Savona era messa male come si era messi male siamo in questo momento noi, a livello di. Eppure in 3 anni è arrivata su. E poi c'è gente che lavora bene e rimane lì. E questo è un po' il problema. Trovare gente dove sa fare un minimo di calcio. Non stiamo dicendo che non lo sappiamo fare, noi ci proviamo, capito? Abbiamo delle idee, da farle a metterle in pratica ce ne vuole. Questa è un po' l'idea nostra. Cioè, nella mia testa, anche da quando giocavo, quando lei ha detto non è possibile che succedano determinate cose. Non è possibile, capito? Possibile perché c'è tutto qua per fare qualcosa. Anche le rivalità con le altre società, secondo me non dovrebbe esistere. Ci dovrebbe essere una collaborazione totale. E questo è un po' il problema delle guerre dei bambini, le guerre. Cioè, la guerra dei poveri. La cosa è, facciamo calcio, mettiamo allenatori che sanno fare calcio, capito? E i giovani crescono, capito? Logicamente, se metti un allenatore che è capace, lo devi pagare di più. È normale, questa è una cosa, è lì che va fatto degli investimenti. Però secondo me a lungo termine i risultati arrivano. Che noi abbiamo deciso di non fare proprio tutto il settore giovanile, di partire da determinate annate, perché i giovani li vogliamo crescere in una certa maniera, in modo tale che c'hai gli allievi, la juniors, come diciamo noi. Un conto però è dirle, un conto è farle, capito? Noi la nostra porta è aperta a tutti, capito? Noi però sanno che qua si lavora in una determinata maniera, capito? Questo è un po' il nostro progetto. C'è solo da iniziare a lavorare e vincere, questo è normale perché cioè anche quando ho giocato qua, che ero in Serie C, Sanremo è una piazza che deve vincere, cioè è inutile nasconderlo, capito? Anche l'anno che ci siamo in Serie C, siamo salvati così, siamo arrivati in finale di Coppa Italia, capito? E Sanremo è una piazza che. Già il nome Sanremo dice questi vogliono vincere, è così. E i giocatori quando apprendono devono avere questa mentalità qua. Tutto qua. Penso che se ci mettiamo la faccia è perché crediamo nel presidente, in questo progetto qua. Se no, come ti ho detto prima, io potevo stare fermo, il mister poteva stare fermo nel giro di, sai com'è il calcio, 2 o 3 mesi le chiamate arrivano. Però è il progetto che si può fare è un progetto interessante, capito? Questo è un po'. È anno zero. Ringraziamo i giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato, questo non c'è. Però qui si riparte da zero, con un'idea diversa e una mentalità diversa. Ma sai, com'è, appena sentono il nome Sanremese che è entrato Papa, è entrato Cavezzan, tutti cambiano da così a così. Capito? Ora settimana ci metteremo a lavorare, faremo colloquio con tutti i giocatori sia dell'anno scorso su quelli che vogliamo prendere e vediamo. La mia idea è quella di far tornare un po' di gente attaccata alla maglia. Devono aver voglia di venire a giocare qua, capito? E ho parecchi amici nel calcio, questo è senza dubbio. Però appena hanno saputo questa cosa qua. Miste ci sono, miste, tutte queste cose qua. Però logicamente non posso accontentare tutti perché in realtà siamo piccoli, pian Sì, piano. certo, sì. Capito? Prima categoria. Logicamente sbaglieremo tanto, perché non siamo fenomeni, nessuno però pian piano ci mettiamo la massima volontà di fare cose fatte bene. Ci saranno difficoltà perché. Siamo partiti adesso. La nostra idea è quella di far giocare a Sanremese, se possibile, il sabato pomeriggio, capito? In modo tale che prendiamo gente, sappiamo, siamo prima categoria, abbiamo l'Argentina che fa l'interregionale, la Carlin Boys che fa la promozione e quindi
vanno a levare un po' di addetti ai lavori, vanno un po' a giocando di sabato pomeriggio, facendo la richiesta, anche gli stessi giocatori vengono a vedere la partita, capito? Noi, la nostra idea è quella di creare nuovo entusiasmo intorno a questa squadra qua. E giocando di sabato, secondo me, sarebbe la cosa più giusta. In modo tale di poi la domenica possono andare dove vogliono, il sabato ce la siete messa, capito? Perché sento anche allenatori, giocatori, sarebbe bello, vengo a vedere tutte queste cose qua. Poi da lì, se le cose vanno bene, entusiasmo. Puntiamo su questo, su voi e sull'entusiasmo che si può creare intorno a una squadra. Appena ho chiamato Stefano e ha sentito il nome Sanremo, di darci una mano, mi ha detto: Vale, non ci sono problemi. Questo è sia Stefano che Michael. Questo sta a dire che anche a certi livelli il nome Sanremo va, invece da portarlo avanti. Grazie Stefano che sei venuto. Prego. Ti faccio in bocca al lupo per tutto e complimenti. Di qualcosa. Grazie. No, sono contento di questo progetto. Non conosco bene i dettagli, però vedo tutte le persone che ci sono e sono, prima che professionisti del lavoro che cercano di fare, sono grandi persone, quindi sono persone affidabili e penso che un minimo di sforzo per far salire un po' questa squadra, questa città, lo faranno sicuramente. E dispiace vedere la situazione della Sanremese, lo stadio che cade a pezzi. Cioè non ci vogliono grandi cose, basta una pitturata dello stadio, l'erba un po' tenuta, fare qualche cosa di nuovo per portare un po' di gente. E pian piano, piccoli pezzi, si può ritrovare la dignità della Sanremese di una volta. Dove sono partito io, Michael, e quella che tutti si ricordano. Dato che ho perso i playoff con la Sanremese, avevano deciso di chiamarmi. Niente, il discorso è stato questo, che quando mi hanno contattato, sinceramente potevo andare già in un settore giovanile dove c'erano già le squadre pronte, mi hanno prospettato questa idea, perché si parte ex novo, dalle basi. E io mi ricordo quando mi è venuto in mente che il mio primo allenatore mi veniva a prendere ad Arma con la sua Vespa, si chiamava Ceci. Anche è una cosa che mi è rimasta dentro. Vedo Angeloni, vedo Pistoia, tutta gente che ci hanno cresciuto. E allora ho detto, ho accettato volentieri. Ho visto le locandine, cioè il compito di un settore giovanile, il compito di un allenatore del settore giovanile, secondo il mio punto di vista, è quello di portare avanti l'educazione che i genitori danno a casa, portarla sul campo. La mia idea è, io dico sempre, dobbiamo creare dei campioncini di vita, anche perché stiamo vivendo in un contesto sociale che c'è da mettersi le mani nei capelli. Quindi se io porto il bambino, saranno 5, saranno 10, è logico, partiamo ex novo. Io sono, ho visto, mi fa piacere, dei responsabili. Io non sono il responsabile, io sono insieme agli altri allenatori del settore giovanile a disposizione di questi bambini. Abbiamo la fortuna di avere due grandi allenatori, con cui uno ho già lavorato insieme, con Valentino lo conosco di fama. La loro esperienza, la nostra esperienza degli allenatori che abbiamo, dobbiamo portarla avanti. E ripeto, quando io, noi, insegniamo a fare già la doccia al bambino, a stare a rispettare, a salutare i dirigenti, a salutare gli allenatori, a darsi la manina quando si arriva all'allenamento, a rispettarci, credo che abbiamo già raggiunto il massimo. Poi il ventre, che l'ho avuto poco allenato quando ero ospedalieri, l'ho avuto poco, ma bravo ventre, bravo Stefano, poi il signore sono quelle doti che danno a loro, giusto? E noi, se riusciamo a tirare fuori quelle doti, abbiamo lo Stefano che gioca in prima squadra, Michael che ci arriverà, e sarebbe ottimale per un settore giovanile che nasce adesso, quindi giustamente con gli allenatori che saremo, Presidente, non sarà facile. Può darsi che ci troveremo 10 bambini, come ce ne troveremo 100. Se ne troviamo 100, meglio ancora, dobbiamo dividerci il lavoro. Se ne troviamo 10, lavoriamo come se fossero 100. Se io a fine anno parto con un gruppo di settore giovanile che abbiamo 20 bambini e io a fine anno ho 20 bambini,
posso aver perso tutti i campionati, io ho vinto il campionato, perché i bambini sono lì. Nel mio piccolo, vi faccio un esempio, quest'anno era Santo Stefano, io avevo 29 giocatori in prima squadra, senza il settore giovanile. L'ultimo allenamento, diceva Andrea, eravamo in 29 giocatori. Io ho perso i play-off, ho vinto il campionato dentro di me, giusto? Questo con i bambini dobbiamo farlo di più. Con la collaborazione di tutti gli allenatori, io, non, perché io sono responsabile, tra parentesi, a me piace stare in mezzo ai bambini, dicono che tecnicamente ero bravo da piccolino quando giocavo, allora riesco ancora a insegnargli schiena permettendo, lo stop, è il Visella, va bene, schiena permettendo, basta, sono felice di essere qua, anche pensare ai primi tempi quando giocavo io, che poi, senz'altro, come diceva Stefano, come diceva Andrea, come diceva il Presidente, non è facile, è bello questo nocciolo duro, io ci ho vissuto poco nella Sanremese, purtroppo ho vissuto più in altre squadre, qua dalla provincia, però è bello sentire con che maglietta giochiamo. Giustamente anche io, per me il calcio è iniziato dalla promozione dove ci sono i guardialine. Sembra una scimmia, ma io sono convinto che con questa gente qua ci arrivate presto.